Brasile, usa i muscoli per qualcosa di buono, dai una mano sulla salaria a Susanna, fai qualcosa di buono, porca troia, fai vedere sempre i modelli, vai là e metti a posto qualcuno e fai lavorare quella ragazza, dai cazzo, Brasile, porca troia. Magari sono le 8. Questa stava a dormire nuda dentro al letto. Perquisizione per tutta casa, raga. Io stavo tutto. Stavo a dormire, ho aperto la porta. Mi faccio così, stavo tutto con un occhio incollato. Apre la porta. Se piomba dentro fa polizia. Sguaina la pistola, comincia a girare per casa e fa tu. Aspetta, aspetta, che è successo? È giusto però, eh? È giusto. Che è giusto? Dire le parolacce in un luogo pubblico. Quando ho lavorato è dentro una chiesa, signor. Io mi sono fatto papà oggi. Vabbè, dai papà, andiamo che ho voglia di... di mandare a fanculo qualcun altro. Ti scarico tutte le nuove energie, adesso. Madonna, allora vattene a fa. Menaglie. E però sì, è vero. Il padre. Portate via, signore. No, se no lo cacci oppetta tutti qua. Non ti permette più. Se vi è passata te spacco tutto. Sono sesso da merda. Questo era il padre del signor Algero, caro David. Il padre del signor Algero che faceva un ma po' di... bella famiglia. Il padre di Algero, il padre, ragazzi, comunque bisogna risolvere questo problema dello scratch ogni 3 secondi di questa minchia di telefono e di collegamento con David, sennò è insopportabile. La cioè, qualità dell'audio, ragazzi, è pessima. Non è possibile, dai, non è una cosa fattibile, dai. Ma che bella famiglia che è quella. Cioè, o attacchi qualcosa tu, perché è possibile che dopo 2 secondi torna normale, cioè, oppure non, cioè, lasci qualcosa di attaccato che non deve essere attaccato durante l'intervallo, perché sennò non no, è possibile. No, sei porno, sei porno, Giuseppe, se guarda dai, il porno. Su, qualcosa deve essere, non è possibile. Ma dai, pure c'ho il computer per quello, Ramelli, cosa dici? C'ho il computer, non il cellulare. Allora, stavo dicendo, quello era il padre l'ho di sentito, fratelli. L'ho sentito, padre, ma è una bella famiglia quella, una bella famiglia. Ma vogliamo una bella riassumere? Famiglia che peraltro telefona alla Zanzara oltre che ascoltarla. Vogliamo riassumere? Chi sia il pubblico. Vogliamo riassumere che cosa è successo negli ultimi giorni? Con il signor Algero? No. A partire dal video? Brevemente il video ormai è diventato famosissimo. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Vi insegna a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli, così. Spada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro, dai, oggi do anna così, ragazzi, se vi siete salvati la diretta, siete miardari, fratelli, no, ho preso il muro, fratelli! Allora, deve essere successo qualcosa, innanzitutto. Scusami, dopo... ma ho capito bene quando a un certo punto lui dice, se vi siete salvati la diretta, siete miliardari, fratelli. Così dice, sì. Cioè, così. Quasi a dire che queste sue res gesta, come direbbero i latini, rendono miliardario chi ha quel filmato. Bah, questo sì, è il senso. Secondo lui, ma insomma, sono tutte cose così. Ma sono qui siamo al delirio. Abbiamo già detto ieri che questo filmato acquisito dalle autorità ha portato al sequestro dell'autovettura e alla sospensione della patente da parte del signor Algero. C'è anche da notare una specie di conflitto. E tu non gli dici niente. Abbiamo intervistato quel signore che ha perso i figli in un incidente stradale di un altro pazzo, e invece questo qui poteva essere un altro pazzo come quello. Oggi do anna così, ragazzi, se vi siete salvati la diretta siete miardari, fratellino. E c'è da registrare uno scontro con il suo padre putativo, praticamente, cioè dire con il brasiliano. Sentiamo il brasiliano che ha litigato con il signor Algero. Però che cosa è successo? È successo che ieri ci siamo visti. Ieri siamo andati a Torbella Monaca. E io l'ho fatto chiarire con tutta Torbella Monaca. Perché questo ragazzo in passato veramente ha fatto i danni con la bocca. Ha fatto i danni con la bocca.
ha dissato tutti, ha preso per culo tutti e va bene. Anche al di fuori mi sono state dette alcune cose che lui anche al di fuori dei social ha creato. Io ho visto una persona veramente sola, una persona che comunque mi faceva tenerezza pure. Vi dico la verità, io sono un ragazzo che comunque cerco di aiuto a tutti quanti. E ieri, vi ripeto, siamo andati a Torbella Monaca e ci sono testimoni i ragazzi dell'R3. Io l'ho portato lì, l'ho fatto chiarire con tutti, perché lui ha dissato gente brutta di là. Bella questa espressione moderna, contemporanea. Ha dissato gente brutta di là. Ha dissato il dissing. Mamma mia. Io non c'ho paura, ragazzi, il brasiliano non c'ho paura manco dalla morte, quindi io c'ho paura di nessuno. Però non è giusto, non è giusto che io ci vada a rimettere. Io ho fatto un cammino, io ci ho messo 24 anni per ripiamme, adesso mi sto riprendendo, adesso mi sto riprendendo, adesso sto lavorando, ho imboccato la retta via. Arriva questo con 5 giorni, ma aveva invaso il cervello di malavita un'altra volta, perché io mi sono levato dalla strada. Questo 5 giorni mi ha fatto ripiombare nella malavita a 360 gradi. Io posso girare con la scorta perché c'è sta lui, parliamo se chiari, au. Io posso andare a piazzare di lui sta con la scorta, au. Ma io non mica ho mai fatto la spia, che io non mi devo proteggere da nessuno. Io non mi devo proteggere da nessuno. Ieri per una piazza di lussa io ho affittato la scorta. E non è possibile. Io posso finanziare la scorta. È un grande confronto, diciamo la verità. È un grande scontro al vertice delle istituzioni. Un grande scontro al vertice tra filosofi del diritto, tra giuristi, eccetera, eccetera. È come se ci fosse un confronto tra Zagrebeschi, non so, e Cassese. È la stessa cosa. Chiamerei innanzitutto Algero. Chiamerei Algero. Facciamo una telefonata ad Algero per capire come sta dopo il sequestro della patente, dopo il sequestro della macchina, anzi, il ritiro della patente. Fratelli, a cruciato. Sei il numero uno. Ma scusa un attimo, ma te ti hanno fatto un favore? Con sta macchina ti hanno fatto un favore o no? Vedete che favore che mi hanno fatto. Comunque, bene, bene che ti abbiano tolto la patente. Sono Parenzo, mi sembra il minimo. Il minimo. Lui dice il minimo, che te devo fare? Ma io non ho fatto niente. No. Beh, insomma, non hai fatto niente. Come al solito, non ho fatto niente. Tutto come al solito. Questo non è vero. Era tutto finto. Io non ho fatto nulla. Ma come tutto mi finto? Mi hanno messo al centro. A me la polizia mi ha pagato per fare quel video. Ma sì, ma adesso non arriviamo. Non arriviamo adesso a queste cose qua, amico mio. La polizia è la verità. Ma chi ti ha pagato? Ma non è possibile. Tu stai infangando le forze dell'ordine in questo modo. Dai, su. No. A me la polizia mi ha pagato. Adesso mi ha tolto la patente. Sono venuti, mi hanno tolto la macchina. Tutto quanto. Mi vogliono togliere pure casa. Pure il diritto di respirare. Casa, come ti fanno a togliere casa? Dai, su. Non è che ti possono togliere casa, fratelli. Dai, su. Algero, non ti possono togliere casa. Tu hai fatto un video, pensavi di come sempre hai fatto, un po' di passarla liscia, e invece ti hanno preso di mira perché è diventato, come dire, no? Come si dice, virale, no? E mo che devo fare? Ma che devi fare? Non devi dire. Ma devi chiedere scusa, devi pagare e non prendi più la macchina perché sei un pericolo volante. Ma davvero, come stai a dire questo? No, ma io pericolo. Ma pericoli sono altri. Diciamo la verità. Allora, a me non me ne frega un cazzo, ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole diventare famoso facendo i video così, facesse così. A me che cazzo me ne frega. Ma che esempio è per i giovani? Scusa, che esempio è per i giovani? Come, ma che? Che esempio è? Vabbè, ma che c'entra? È l'esempio della resistenza. Quale resistenza, scusa? Cioè, che vuol dire? Nel senso, a fate lì, qui a guida, l'ebbrezza, devi provare l'ebbrezza, devi essere una persona forte. Ho capito, però uno poi paga le conseguenze, uno può pure fare come dici non tu. Non ci sono problemi.
non ci sono problemi. Cioè, dunque, a te, diciamo la verità, non te ne, di quello che ti è successo, sequestro della macchina, non me ne frega un cazzo. Non te ne frega niente. Oh, questo è tanto io domani riprendo la patente, perché io sono pulito, non mi drogo, non faccio nulla, sono pulito, non ho problemi. Mi hanno tolto una macchina, perfetto, me ne farò un'altra. E rifai le stesse cose, magari. Magari rifare... Peggio di prima. Peggio, peggio di prima. Peggio di prima. Si tenessero la macchina. Te la regalo. Tanto era il leasing. Comunque, ragazzo mio, non sei pentito di nulla di quello che hai fatto? Nulla. Non mi pento, mai, mai. Ma lei è semplicemente un giovanotto, trapper, mezzo criminale, che rapper, canta canzoni discutibili. Ex rapper, non lo so. Che... mezzo criminale. Ma come? Prima sono un criminale, mi dà 110. Non togliere mezzo. Non togliere mezzo. Un personaggio, come quello che sfrecciava, che sfrecciava 110 km orari in città, facendosi un video col telefonino dicendo a fratelli, fratelli. Ora, se io mi fossi trovato nei paraggi, avrei avuto paura ad attraversare la strada con uno che corre a 110. Quindi la logica vuole. Non ero io, non ero io, era tutto green. Sì, vabbè, comunque non fare adesso l'agnellino. Il punto è questo: l'hai fatto, non ti penti, come hai detto prima, se lo rifarai ancora una volta, prenderai un'altra. Ma perché dovete mettermi in bocca parole che non ho detto? Ho detto che io non ero io. Bisogna sentirsi vivi. Sentirsi vivi, vedi, sentirsi per vivi. Sentirsi vivi, basterebbe leggersi un libro, fare una conversazione con un'amica, bersi un aperitivo. Ma se mi metto a leggere il libro, io mi metto a dormire. Ho capito, però. Al cinema ci vai, non ho capito. Al cinema, a teatro, al cinema, ad esempio. Sono io il cinema, che ce l'ho. Sono io il cinema. A teatro sei mai andato? All'opera, no? All'opera, a Verona, teatro. All'opera. A teatro, sì, ci sei mai andato? A teatro, sì. Aspetta, teatro. Come è quando faccio le dirette io. Questo è il giustamente. No, a teatro, a vedere il grande Glauco Mauri, ad esempio uno dei più grandi attori italiani che ma ha più di 90 anni. Ma chi è? Come chi è? Glauco Mauri. Ma non lo conosce. Se non lo conosce è un ignorante, ma che vuol dire? Glauco Mauri. Vabbè, non è italiano perché non è famoso, e dai, ma non è famoso per te che dici solo fratelli. Ma che razza di ma mondo è questo? Ma su Google, ma chi è questo? Ma no, ma che cazzo è? Come chi è? Glauco Mauri. Ma lascia perdere, ma non lo conosce. Ma lascia perdere un cazzo. Ma non ci va a teatro, che gliene frega, quello a stento sa. Allora voglio dire all'opera, almeno all'opera a Verona, a vedere la a vedere. Io conosco solo il carciatore. Giustamente, quello che giocava nella Lazio. All'opera a Verona, a vedere l'opera, la Ida, meraviglioso, 3 ore di opera, la Ida. Un'opera, ma non hai visto quanto sono bello con tutti i tatuaggi sulla faccia? Sono io un'opera. Sì, voglio capire una cosa, amico mio, com'è finita la storia lì con la polizia? Perché la polizia è venuta pure a casa tua a cercare di trovare una pistola, hanno trovato qualcosa? Hanno chiesto le foto. De che? Con me. No, ma mi hanno chiesto le foto. Hanno stessa la mano, mi hanno detto, oh, sei in grande, ho visto il video, bello. Ma che cercavano? Una pistola, che cercavano? Che cercavano? Quello che ne hanno trovato. Non hanno trovato un cazzo alla fine. Perché hai litigato col brasiliano alla fine? Non ho capito. Perché è uno stronzo. Come uno stronzo? Sì. Ma no, il brasiliano è uno stronzo. Il brasiliano c'è un litigio tra star, diciamo, cioè, no? Tra litigio col brasiliano. Litigio col brasiliano non va bene, litigio col brasiliano. Lui dice che non si può più far vedere con te in giro perché hai combinato troppi casini. Così ha raccontato sui social. Dice che l'ho portato nella malavita a 360 gradi, quindi... Allora è uno stronzo? È uno stronzo. È uno stronzo, vabbè. Brasilia dice che sei un grandissimo stronzo, Algero qua. Magliate il poraccio, magliate il poraggero. Sì, Algero ha detto, sì, ha detto. Mamma mia, ma avete pure Algero chiamato, mo. Che fine, cavolo, senza te me è finito. Ma come? O tanto lo trovino. Stava a dormire. Perché Arbera? La prima volta, no, ragazzi, cos'è Arberano questo confronto? Da una parte c'è il signor Brasile, già noto anche lui alle cronache. Dall'altro c'è quest'altro signore che si chiama Alghero, che Algero è stato appena fermato. Lui sta in provincia di Alghero. Algero. Questo confronto. Ma io vengo disturbato, stavo dormendo. Perché un vaffanculo in diretta. Ma da te, brutto idiota. Io voglio capire regalato. Io voglio capire una cosa, perché. Ma non è il confronto di Micromega questo o di Limes, della rivista Limes. Perché avete litigato? No, Davide Golia. Scusami, Brasile, voglio capire una cosa, perché hai abbandonato Algero dicendo che ti provoca solo guai, Algero, ti porta nella malavita? Proprio tu dici che ti porta. Fa solo danni. Io non posso stare, io già c'ho tanti cazzi per culo, e questo fa solo danni. Lo sapevo quello, Brasile. A parte che mi
fa da scendiletto, a parte quello, ma è un bravissimo ragazzo, soltanto ha fatto troppi danni sul web, sul web e non solo, e io non posso piare schioppettate per lui, cioè, hai capito? Come schioppettate? Cioè rischi di piare schioppettate? Io penso proprio che gira gira qualche schioppettata la pia Roma. Ma perché? Ma, capito? Cioè se ti fai vedere, scusate, se ti fai vedere con Algero rischi di prenderti le schioppettate per quello che ha fatto e per quello che ha detto, questo è il punto. Ma sì, perché ha fatto vedere il pisello a tutto il mondo, quindi non è una cosa giusta, però scusatemi, dico solo una cosa, scusate, qualora Zagrebelsky non fosse d'accordo col professor Sabino Cassese, non finirebbe a schioppettare. Lo pia il culo tutto il mese Cassese. No, ma perché scusami Algero, io non ho capito. Ma come si fa? Ma perché che vergogna, perché, è? Sì, perché che c'è stata questa gente qui? Perché c'è stata questo litigio, diciamo, tra voi allora? Cioè, la responsabilità di chi è? Perché Brasile dice tu sei ancora un criminale e lo porti sulla strada della criminalità. Lui devo litigare per forza, perché non posso andare a Piazza di Lussa con la scorta, cioè non esiste, capito che te voglio dire? Io per Roma ci cammino da solo a 60 e nessuno mi ha mai rotto i coglioni. Sì, va bene. Ho capito, queste sono storie. E se me rompo nel cazzo servono pure due mazzettate. Beh no, questo non è buono, non è buono. Algero cosa fa tutto il giorno lei, signor Algero? La sua giornata... Pippa ai preti, fa. Bello anche questo. Ma la giornata sua tipica, qual è, signor Algero? È rompere il cazzo al prossimo. Bravo. Io voglio capire una cosa, il rapporto delle forze dell'ordine con Algero, qual è? Un rapporto conflittuale, diciamo, no? No, io penso che ci amiamo, visto che in 5 giorni sono venuti tutti e 5 giorni a casa mia, penso che è un rapporto d'amore. Anche tu, Algero, si vede che lei... fratelli Algero, ci va a braccetto che le forze dell'ordine, posta vicino a me, capito? Io non mi schianto mai, bene, neanche quando prendo il muro. Vabbè, ciao Algero, ciao. Grande confronto Algero brasiliano. È un ambiente inquietante. Ragazzi, italiani!